Allora, io sono Vincenzo, cioè, devo dire la verità, io sono Vincenzo, lo ero un anno fa, quando tutti dicevano che l'Italia sarebbe entrata in recessione, non c'è prospettiva, cioè, tutto quello che leggevate sui giornali, i commenti di tutti i personaggi più importanti di questo paese, vivevano un paese che sarebbe entrato certamente in una recessione, chissà se riusciremo nella recessione. Oggi l'Italia è uno dei punti di attrazione maggiori del turismo mondiale. Questo ha sostenuto il PIL e l'ha portato a rimanere a dei livelli addirittura eccellenti rispetto ad altri paesi europei. Noi non vediamo dei segnali di deterioramento significativo. Poi è chiaro che se passi da un PIL che cresceva 3-4% al PIL che cresce 1%, un rallentamento c'è per forza, ma non è che dobbiamo essere tutti dirci che l'Italia è in difficoltà perché invece di fare il 4% di PIL fa un 1% di PIL. Quello che dobbiamo guardare in realtà è cosa serve all'Italia per i prossimi anni, e per i prossimi anni all'Italia serve arrivare a un PIL che cresce al 2%, cioè non possiamo accontentarci di quello che abbiamo oggi, perché se non facciamo questo l'Italia rimarrà un paese marginale e oggi ha le potenzialità per essere probabilmente, insieme alla Germania, il miglior paese d'Europa. Oggi questo governo ha un'opportunità unica, cioè quella di poter far crescere il paese e dare una prospettiva di leadership europea. Allora, io credo che sia difficile per un paese come l'Italia, se non hai la burocrazia semplificata e i tecnici che ti consentono di spendere bene i fondi, poter accelerare gli investimenti. Ma è il debito che deve essere svolto dal governo. Oggi abbiamo necessità di accelerare gli investimenti, poi chiamarlo PNRR, io devo dire la verità, noi abbiamo bisogno di investimenti, chiamiamoli più investimenti, cioè poi la modalità di finanziamento è la più efficiente, quella che ci consente di risparmiare di più, quella che ci dà maggiore reputazione, perché se tu riesci a spendere il PNRR in questo momento c'è un problema di reputazione europea, ma a un certo punto se non ci riuscite in quel modo, ma fate in un altro modo. Cioè, quello che ci interessa qua è la crescita, non chiamare che facciamo quello che si chiama, pure con questa acronimo bruttissima, che è il Next Generation EU. Cioè, fate gli investimenti in questo paese, fate in modo che si investa. Cioè, non si fa in quel modo, fate in un altro modo. Ma io cercherei di fare di tutto per riuscire a spendere fondi europei, perché è un tema di reputazione. Ma qui abbiamo bisogno che vengano fatti gli investimenti in questo paese e le riforme necessarie per semplificare l'Italia.